a tutti, oggi finalmente un video. Sono stanca morta, sono arrivata a casa dal lavoro da poco, ho mangiato in fretta e furia e avrei mille robe da fare, vorrei fiondarmi in doccia perché finalmente è uscito un po' di sole, un po' di caldo ed è sempre così, si passa da un eccesso all'altro, o si ha freddo o si pezza, vabbè. Però prima di fiondarmi in doccia ho detto, visto che devo fare anche un po' di ordine in tutto, il caos che vedete dietro di me. Ho detto approfittiamo di questo pomeriggio libero per girare questo video così poi posso finalmente mettere via tutte le cose che ho in giro. Non ho messo il telo dietro perché c'è tantissima luce oggi e sapete che se metto il telo dietro devo poi tirare giù anche la tapparella e tutto mi dispiaceva perché finalmente c'è luce, c'è sole, per cui ho detto chi se ne frega, vedranno il mio caos e pazienza, insomma, dai, non vi scandalizzate, l'avete visto tante volte, per cui niente, questa è il caos di camera mia, dietro di me tutti i vestiti, tutto caos, non c'è altra parola, caos. E niente, questo video è un video di outfit e proverò anche a farvi vedere poi indossate le cose che vi mostro prima, insomma così. Quindi video haul, video outfit, non so bene come definirlo, insomma video haul con vestiti indossati, diciamo così. Siccome purtroppo ancora non ho avuto tempo di procurarmi un cavalletto e di trovare una postazione adeguata per girare i video outfit, farò ancora come l'altra volta, quindi lo farò davanti all'armadio qui in camera mia e vediamo insomma cosa esce. L'importante è che riesco più o meno a farvi vedere le cose. Certo, non è un lookbook di quelli mega sofisticati in giro per le città, i prati, i parchi, i fiumi, i laghi, queste cose qui. Perché sinceramente non ho neanche tempo di mettermi ad andare in giro con i vestiti addosso a far la figa per mentre qualcuno mi fa un video. Insomma, vabbè, ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente. No, scherzo, sono bei video, belle cose, piacerebbe anche a me farli così, purtroppo un po' tempo, un po' i mezzi, non riesco, insomma. E quindi per ora accontentiamoci. È sicuramente mio obiettivo, visto che comunque non posso più dedicarmi al trucco, che comunque era la mia passione, era quello che mi veniva anche più facile fare perché era ristretto qua, diciamo, la tela era bene o male, era questa e non avevo bisogno di grandi spazi, grandi cose. Sicuramente fare video sulla moda è un pochettino più complicato e quindi mi devo adeguare e insomma, presto faremo. Bando alle ciance, ho intitolato questo video All Total Black perché purtroppo dovendo sempre vestirmi di nero al lavoro, mi sto rendendo conto che praticamente sto acquistando solo nero. Io prima non mi vestivo quasi mai di nero e adesso, allora, mi piace perché comunque mi piace il nero, però, insomma, nero, tutto nero, a parte una cosa che, insomma, vedrete alla fine del video, la lasciate per ultima quella perché non c'entra un cazzo con tutto il resto. Vi mostrerò acquisti fatti dai cinesi che non mancano mai perché io lo ripeto, sarò banale, sarò una straccione, sarò quello che volete, ma preferisco comprare tante cose anche più di poca qualità che costano poco, ma potermi permettere di spaziare dal jeans al pantaloncino, alla canottierina, al vestitino che tutti assieme mi costano come un paio di jeans o di pantaloni di marca, piuttosto che appunto fare una scelta di questo tipo, quindi prendermi un capo solo anche bello di qualità, che però non mi permette appunto di sbizzarrirmi più di tanto. Quindi io preferisco così, insomma, come era per il make-up, alla fine vale lo stesso discorso. Mi piace provare tante cose diverse, cambiare, per cui non mi frega, anche se mi dura una stagione, per dire, cosa che comunque non è, perché io tutte le cose che ho le ho da anni, ho delle cose davvero ancora dalle medie praticamente. Quelle magari non le metto più per misure,
Però non perché si sono rovinati, ok? Cioè sono in grado di tenere abbastanza bene le cose. Ovvio, se una cosa la uso tanto, tanto, tanto e magari non è di buona qualità, mi si consumerà prima e dovrò buttarla via prima. Questo è poco ma sicuro. Però so che l'ho anche pagata poco. Quindi bisogna valutare, che ne so, un paio di scarpe tipo gli Amphibie o Dr. Martens, che ce li ho dalle medie effettivamente, le ho usate tantissimo e iniziano a rovinarsi ora. È ovvio che se vuoi, cioè dipende dall'investimento che volete, cioè da che cosa volete acquistare e che utilizzo volete farne, quanto vi importa che quella cosa vi duri, vi rimanga bella per un bel po'. Se no, cioè chi se ne. Dal mio punto di vista, poi sappiamo che ovviamente non è così e c'è chi preferisce acquistare sempre solo capi di marca o comunque in negozi che non siano cinesi, che poi siamo lì lì, perché comunque non so se ve l'avevo già raccontato questa cosa, ho una conoscente, un'amica di un'amica, che il padre lavora in un'azienda dove praticamente, come si dice? Cuciono le varie etichette sui capi, quindi praticamente arriva uno stock di camicie tutte uguali, e loro hanno diversi tipi di etichetta. Su una mettono la Ralph Lauren per dire, su un'altra magari, che ne so, cambia un minimo dettaglio, non lo so, ci mettono un'etichetta a qualsiasi di qualsiasi altra cosa che magari poi andiamo a ritrovare, dai cinesi. Quindi molto spesso non vuol dire assolutamente nulla l'etichetta e il marchio che hanno. Questo almeno è quello che mi è stato raccontato da lei. Però, insomma, non divaghiamo perché sennò poi entriamo in un discorso complicato e non vorrei complicarmi la vita. Niente, torniamo a noi, quindi outfit, video haul, di cinesi che appunto mi danno sempre grosse soddisfazioni. H&M due cosine perché purtroppo non c'erano le taglie, quindi devo provare ad andare in un altro punto vendita e vedere se riesco a trovare le mie taglie. E oggi, fresco fresca, quando sono uscita dal lavoro, The Zenith, anche in quel caso non c'erano delle taglie, per cui devo andare a ricontrollare in un altro punto vendita. Però intanto vi faccio vedere perché sennò accumulo, accumulo, accumulo roba, chissà quando iniziano i saldi, perché adesso per ora è tutta roba non in saldo. Allora, in primis questa maglietta vestito, che vi faccio vedere. Non si vede la fine, vabbè, comunque arriva insomma a metà coscia, diciamo, fatta tutta così trasparente, quindi si può utilizzare anche come copricostume, quindi non so, andiamo in spiaggia, festa sulla spiaggia, costumino e questa sopra, c'era di diversi colori. Io ovviamente l'ho acquistata nera pensando al lavoro, quindi sotto l'ho abbinata con un vestitino a canottiera semplicissimo. Mi piace perché è bella larga, però allo stesso tempo anche un po' sexy visto le trasparenze che ha. Sotto ovviamente leggings perché di andare al lavoro proprio scosciata non è il caso. E come scarpe ho, aspettate che le tolgo per farvele vedere perché le scarpe sono un acquisto dell'anno scorso, se non sbaglio, pagate 10 euro, quindi una cavolata, ma mi piacciono assai. E sono questo scarponcino qui con le aperture qua laterali e tutti i dettagli con le fibbie qui. Hanno ovviamente la cerniera dietro per metterli perché sennò ogni volta a slacciare queste mi verrebbe da piangere. Sono appunto a punta davanti e siccome appunto le scarpe hanno i dettagli dorati, io le ho giustamente abbinate a collana dorata, orecchini dorati e bracciale dorato. La collana e gli orecchini sono di Accessorize che vi avevo già mostrato probabilmente, acquistati quando lavoravo appunto da Accessorize, quando ci ho lavorato qualche mese. Ed ero costretta, obbligata ad acquistare ogni mese minimo 3 pezzi, quindi insomma mi ero presa un po' di cosette, tra cui queste, che devo dire in realtà mi piacciono molto. La qualità, vabbè, è quello che è, secondo me non vale il prezzo che hanno, però comunque mi piacciono. Mentre il braccialettino non ricordo se è cinese pure lui o di H&M, comunque una roba di plastica, quindi
Niente di importante, un braccialettino elastico con le borchette. Ok, e questa è una cosa. Poi, sempre dai miei amati cinesi, ho acquistato ben 3 paia di pantaloni, tutti neri, ovviamente. Pensando appunto al lavoro, siccome quest'inverno sono diventata matta a cercare un paio di pantaloni che, neri che mi piacessero, che mi stessero bene, che fossero anche comodi, avevo acquistato, ve li avevo fatti vedere, sempre un paio dei cinesi, tipo simil pizzo, elasticizzati, molto belli, ma che adesso iniziano a diventare un po' pesantini, sono più invernali. E poi comunque non sono lisci, ma sono lavorati, quindi non vanno sempre bene. Volevo un qualcosa di proprio più liscio e più semplice che potesse andare bene sempre. E qualcosa anche di un po' più leggero. Avevo acquistato anche quelli da Pull&Bear, se non sbaglio, molto carini, che ho usato tanto. E quelli in similpelle, chiamiamo così, cioè quel tessuto lì che in realtà non è proprio similpelle, non so come definirlo quel tessuto, però sembra quasi pelle. Un po' lucidini, da Jennifer. Vi avevo tutto comunque mostrato negli scorsi video. E mi serviva insomma qualcosa di diverso, di più leggero, di più easy, elasticizzato assolutamente. Allora, ho acquistato questi che mi sono piaciuti perché sono particolari. Poi, ovviamente, ve li metto indossati così riuscite a vedere insomma come sono e come stanno, perché effettivamente mostrati così è un po' riduttivo. Comunque sono elasticizzati, molto 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 elasticizzati. Davanti sono semplicissimi, senza cerniera, perché la cerniera ce l'hanno praticamente dietro sul sedere, eccola qui, e sono in jeans nero e lateralmente hanno questa striscia in pelle, diciamo così, sia da una parte che dall'altra. Sono belli strettini e vanno giù molto comodi e molto carini. Devo dire che io ho preso una M, al momento indossati, quando li ho provati erano giusti giusti, indossati e tenuti su tutta una serata tendono ad allargarsi un pochettino, per cui non lo so se ripensandoci avrei dovuto valutare magari una taglia in meno. Adesso insomma ci penso e vedo. Sicuramente come modello mi piace molto perché non è il classico jeans, mi piace il dettaglio della cerniera dietro che è molto carina e mi piace il dettaglio dei laterali in pelle che li rendono insomma un po' più particolari, comodi come dei leggings, ma un po' più particolari. Il prezzo, ah, non vi ho detto il prezzo della maglia di prima. Il prezzo della maglia di prima. Il prezzo della maglia di prima è di 11,90. Vabbè, vi fidate, penso, se vi mostro, anche se non vi mostro il cartellino. Questi pantaloni 15,90. Basing Fashion Jeggings. E sì, 15,90. Poi, altro paio di pantaloni. Questi non li ho ancora indossati, a differenza degli altri. Questi vengono 10 euro, quindi li ho presi perché costavano veramente poco. E sono dei normalissimi pantaloni neri. Qua sono messi con il risvoltino, ma ovviamente si possono anche disisvoltare. Disinsvoltare, si dice. Normali, classici neri. È più pantaloni che jeans. Quindi normale, da tutti i giorni, easy, proprio easy easy easy, però insomma per il lavoro va sempre bene, perché comunque averne uno contato, se un giorno mi si sporca, voglio avere comunque un qualcos'altro da mettere se dovesse servirmi il giorno dopo, insomma so che, cioè non fa male avere un paio di pantaloni in più, sono a posto per tutto l'inverno così, e alla fine 10-15 e il prossimo che vi mostro viene, dov'è? 15,90 anche questo. 15,90. Wear denim. Jack Berry. Ok.
E praticamente sono uguali agli altri, quindi classici, normali, senza cose particolari, però al posto che essere tessuto, pantaloni sono più jeans. E perché li ho presi praticamente identici? La mia idea è questi, qua anche qua hanno il risvoltino, ma anche qua non è fisso, è stato tirato su, perché adesso va di moda. E la mia idea è questi di tagliarli e sfilacciarli, perché cercavo appunto un paio di pantaloni così con tutti i tagli, che vanno un po' di moda adesso, che mi piacciono molto. Ne ho provati alcuni, mi stavano di merda, nel senso magari era bello il dettaglio taglio, ma il pantalone in sé non mi stava bene, non mi vestiva bene, non era stretto come dicevo io, oppure costava troppo per i miei gusti. Allora ho pensato di acquistare questi che costavano poco, mi piacciono, mi stanno bene sia davanti che di dietro, perché per me è un problema farmi star bene i pantaloni. C'è sempre qualche dettaglio che non va bene, cioè non c'è mai un paio di jeans, di pantaloni che mi vadano bene al 100%. Cioè se mi stanno bene sul sedere magari mi fanno un po' di rattoppo davanti piuttosto che viceversa. Bene o male questi tre paia che ho acquistato, li ho acquistati anche se al momento ero lì che pensavo, ma tre paia di pantaloni tutti uguali, ma li prendo, non li prendo. Poi ero con mia mamma e non so se ve l'ho già detto, ma lei mi fa spendere, nel senso che non è una di quelle che dice no, ma non comprare, ma risparmia, ma risparmia. Cioè sì, risparmia, però allo stesso tempo mi dice, ascolta, se lo vuoi, che ti piace, che ti serve, prendilo e falla finita. Quindi mi fa, guarda, ti acquisto io un'altra cosa, che adesso vi mostro, che così la posso mettere anche io, mi fa, e così tu puoi comprare un paio di pantaloni in più. Bene, affare fatto, così lei ha pagato quella che comunque rimane a me, e in più io mi sono presa un paio di pantaloni in più. Quindi niente, va bene così. Ve li farò vedere anche quando li ho stracciati. Intanto, vabbè, sono semplicissimi neri. Ve li mostro poi indosso poi a seguire e ve li mostrerò anche quando sono tagliati che voglio vedere. Speriamo di non fare una cavolaggine perché sono molto belli, mi dispiacerebbe ecco rovinarli, speriamo di no. Poi, allora, la cosa che ha comprato mia mamma, cioè che abbiamo comprato, che ha pagato lei, è questa tutina vestito. Praticamente, pagata 13,90, praticamente, allora vabbè, il davanti è fatto così, semplicissima canottiera, e poi scende con questa forma un po' strana, che vedete, così, quindi sembrava un vestito all'inizio, poi sono andata ad indossarlo e non trovavo il buco per far uscire le gambe. Alla fine ho scoperto che il buco delle gambe era qui, laterale, e che quindi in realtà praticamente era una tutina, non era un vestito. Adesso questa ve la devo mostrare per forza indossata perché così non si capisce niente, quindi è meglio proprio che ve la mostri indossata. Molto molto bella e niente, anche questo è un affare, è un qualcosa di particolare. Sempre ovviamente nera, sempre per andare al lavoro va benissimo e non solo ovviamente, però devo calcolare anche quello, quindi quasi, cioè senza volerlo, il mio interesse cade sulle cose nere ultimamente perché so che se mi piacciono in più c'è anche il discorso che posso metterle al lavoro. Ok, poi l'unica cosa non completamente nera di questi acquisti cinesi e che per questo motivo purtroppo non potrò mettere al lavoro perché è proprio total black, quindi non è ammesso altro colore se non il nero, è questa tutina molto 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 carina con gli elefantini, quindi un po' tribale. Allora, mi piace molto la parte davanti con questi dettagli e con il fiocchettino e dettagli gialli e blu con questa fantasia ed è fatta appunto a tutina così con i pantaloncini e quindi niente, anche questa molto molto carina. Peccato appunto che non potrò metterla al lavoro. Questa pagata anche questa 13,90, quindi comunque una spesa accettabile. Ok, poi oggi sono andata da Tezenis,
Dovrei anche prendere un registro nuovo, ma non ho ancora capito che cavolo di forma, non lo so, non ci ho capito niente io di sti reggiseni. Non ero convinta, quindi alla fine non l'ho acquistato. Anche i costumi mi girano le scatole ad acquistarli. Prima voglio provare quelli che ho già, vedere se devo cambiare qualcosa, allora poi acquisto. Però mi girano un po' le scatole acquistarli prima dei saldi, quindi aspetterò per quelli, perché comunque ne ho già tanti, quindi non mi va di spendere soldi per una cosa che alla fine si usa poco e che ho già in quantità, quindi vedrò se con i saldi c'è qualcosa che mi piace che è in super offerta, allora valuterò. Oppure se quando mi provo i costumi vedo che non me ne va più bene uno, allora anche lì magari mi adatterò. Intanto ho preso due cose, ovviamente nere, che possono andare bene ovviamente per lavorare. Allora, uno un vestitino molto easy, tutto easy in realtà, tutto molto sciallo ultimamente, pochi dettagli, poche cose particolari. Vabbè, comunque fatto così. Quindi ha questa parte sopra che diciamo va sul seno e poi va giù largo, molto liscio e comodo e arriva a metà coscia più o meno, non è troppo lungo, abbastanza cortino. Si vedrà nero su nero, spero. E questo ho pagato 12,90. Ho preso una S perché avevo provato la M perché comunque ho detto meglio stare sul largo, sto sempre sul largo io, però non mi piaceva, mi cadeva male, non mi stava bene, insomma, quindi alla fine meglio la S. Niente di che, molto molto tranquillo come vestitino, però insomma mi piaceva. Appunto 12,90 e poi una maglietta vestito, anche in questo caso non so bene come definirla, una maglietta lunga, quindi che si può portare con i leggings. Anche in questo caso ho provato la M, ero quasi convinta per la M, poi in realtà la S era meglio, quindi la parte sopra, dove comunque non sono grossa, mi sta sicuramente meglio la S. Sotto, dove comunque se lo si porta con i leggings, essendo un po' aperta, adesso vi faccio vedere se non capite giustamente. Allora, fatta così, quindi normalissima, fatta a canottiera, tipo maglietta tagliata un po' così trasanda, ok? Semplicissima, che scende lunga lunga con la parte davanti un po' più lunga rispetto a quella dietro. Vedete? Ok, e qui ha uno spacco laterale. Questo spacco ovviamente lascia intravedere la coscia, che se noi lo portiamo ovviamente con i leggings non è niente di eccessivamente sconvolgente, ecco, anche con dei pantaloncini, ovviamente non si può mettere come vestito singolo, quindi senza niente, perché sarebbe un po' osé. Quindi dicevo, praticamente la parte sopra, essendo già larga, mi sta molto bene la S. La parte sotto in questa zona dove non mi piace tanto che si veda comunque il leggings, la M sarebbe stata un po' più morbida e quindi sarebbe stato meno evidente questo spacco sul laterale. Mentre così ovviamente è giusta, quindi lateralmente qua si vede che c'è lo spacco. Però alla fine, da davanti, visto così sopra, mi stava meglio questa e quindi alla fine ho optato per questa. Fine della storia. Pagata 6,90. Ok. Poi ci siamo quasi, abbiamo finito le due cosette che ho preso da H&M. Per ora questo è il primo round da H&M, ma appunto è mia intenzione passare ad acquistare anche quelle altre due cosette che ho visto, sempre che trovi la taglia. Allora, la prima cosa è ovviamente sempre nera e sempre per il lavoro, è uno spolverino di quelli leggeri da mezza stagione,
perché ne avevo molte cose così, però più pesanti, che adesso iniziavano a diventare un po' troppo pesanti. È vero che in questi giorni faceva particolarmente freddo e quindi anche al lavoro tendevo ad avere sempre comunque su qualcosa sulle spalle, quindi magari avevo, che ne so, la canottiera comunque sotto, però sopra mettevo un qualcosa per coprirmi un po' di più. E di leggeri non ne avevo soltanto uno. Allora ho detto, ma sì, dai, prendiamo, acquistiamo anche questo. Adesso ve lo faccio vedere proprio così velocemente, messo sopra a questo qui che non c'entra molto, però vabbè. Quindi proprio molto così, easy easy. Con la manica bella stretta e un po' largo qui invece. E niente, insomma, così. Basta. Poi tolgo perché comunque adesso invece fa caldo e non c'è assolutamente bisogno neanche di questo. Ultima cosa. Poi, ultima cosa finalmente, e finalmente qualcosa di colorato che toglie, che dà un po' di vita, un po' di colore a questo hall tutto nero da funerale, è una cosa che mi piace molto, e sono questo paio di pantaloncini, mio genere un po' così largo, comodo, che sembrano un po' anche una gonnellina, sempre appunto di H&M. Questi li ho pagati 14,99, però. Vabbè, dai, qua niente, ci può stare. E sono questi qui, con questa fantasia rosso. Fanno parte della linea H&M Love Coachella, che è quel famoso festival estivo che fanno. Insomma, figo, vedete l'etichetta questa qui. E niente, sono questi. E mi piacciono molto. Vabbè, questi si riescono a vedere tutti interi, quindi non serve neppure che ve li mostri indossati. Eccoli qua. E niente, insomma, questo è tutto. Io spero che i miei acquisti vi piacciono. E a seguire, insomma, adesso me li indosso e vi faccio vedere, sperando di riuscirvi a farvi vedere in modo decente. E niente, spero di trovare appunto il modo per iniziare a fare video migliori sugli outfit, sulla moda, eccetera, eccetera. Intanto, insomma, questi sono i primi esperimenti. Vi mostro le cose, cerco di farvele vedere e poi magari vi faccio anche appunto dei video outfit, sempre ad avere il tempo, perché ragazzi, veramente io non vedo l'ora di andare in ferie, sono stanca morta, 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 morta. E niente, prima di salutarvi vi mostro anche il trucco, giusto che sono le poche occasioni che ho per mostrarvi ancora qualcosa che riguarda il make-up. Non so se le luci sono le più adatte, non credo, vediamo magari così. Ok, sì, qualcosina si vede. Ok. Allora, per quanto riguarda il trucco, è tutto MAC praticamente. Come fondotinta ho provato ad utilizzare il Waterweight, che sulla mia pelle risulta un po' leggero, ovviamente adesso è anche un po' di ore che ce l'ho su, quindi non è completamente opaco, ma un pochettino più luminoso, ma comunque il trend di stagione questo vuole, quindi può andare. Devo anche tagliare i capelli, vabbè. Sugli occhi ho praticamente utilizzato uno dei nuovi ombretti, i Soft Star, quelli tipo in mousse, diciamo così, messo sulla palpebra mobile. Non mi ricordo il nome del colore. Nella piega ho sfumato prima un colore marrone neutro, che è il marrone neutro che uso praticamente sempre, che è Soft Brown. E poi ho utilizzato invece un fucsia che è Passion, aspettate che controllo, non mi ricordo più il nome. Passionate, sorry. Passionate, sfumato assieme nella piega, e all'angolo esterno invece un marrone scuro che si chiama Embark.
all'angolo interno pluff e sotto l'arcata sopraccigliare vanilla. Quindi, insomma, questi sono i colori utilizzati per creare questo trucco e ovviamente mascara, in questo caso con l'Upward. Sulle labbra invece noterete una novità di cui vi avevo girato il video, ma non posso più caricarlo. Quindi almeno qua ho l'occasione per mostrarvelo. È il bellissimo hot chocolate della collezione Vibe Tribe. Ta-tam. Vi faccio vedere anche il rossettino. Il packaging è questo qui, che ormai conoscerete bene. Il colore è questo. Tra l'altro è ovunque sold out, quindi io sono riuscita ad acquistare uno degli ultimi pezzi e devo dire che mi piace parecchio. Perché all'inizio non l'avevo considerato come colore estivo, dicevo, ma che cacchio di colore è? In realtà è un colore molto molto bello, un po' malvato, che anche con il trucco davvero che ho, mi piace, che oggi mi piace molto, e è un colore anche invernale, volendo guardare, cioè è un colore che non ha stagione. Perché è stato proposto comunque come collezione esti primaverile estiva, quindi dovrebbe andare bene anche adesso, quindi anche con l'abbronzatura. Ed effettivamente secondo me ci può stare, perché non è detto che d'estate con l'abbronzatura dobbiamo usare per forza colori sparaflesciosi. Possiamo anche benissimo utilizzare un colore più sobrio, più portabile, però scendiamo comunque di tonalità, la teniamo un po' più scura rispetto a un classico nude, proprio per adattarsi magari all'abbronzatura. Non so come mi può stare da abbronzata, però per come sono ora mi piace parecchio e penso che appunto possa essere un colore che vada bene anche d'inverno. Quindi veramente mi piace, mi piace, mi piace. È un satin, quindi è bello comodo, confortevole, insomma, mi piace assai. Anche il packaging è molto carino. E nada, questo è tutto. Io spero che l'outfit, il trucco e tutto quanto vi piaccia. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se avete domande, come al solito, scrivete. E niente, al prossimo video, un bacione. Ciao ciao! Allora, questi sono i jeans neri. Sono molto stretti, mi piacciono perché però sono elasticizzati, quindi belli comodi. Anche diciamo sul dietro non sono malvagi. Io ho culo piatto, quindi vabbè, nel senso dietro non mi stanno mai bene i pantaloni sul sedere perché è proprio culo piatto io di mio, quindi sono un po' così, ecco, vabbè. Ho tenuto sulle scarpe che avevo prima, e ci stanno bene, si possono tenere con un risvoltino un po' più corto o un po' più tirato su. Non so se si vede, mi sa di no, devo abbassare. Allora, eccoli qui. Quindi dicevo, o risvoltino un po' più basso. Quindi questo qui, oppure anche tirati su se vi piace che si veda un po' più di differenza, che si veda un po' più la caviglia. Ecco, mi sono trasferita in camera di mia mamma che ha uno specchio un po' più grande per cercare appunto di farvi vedere. Quindi o il risvoltino, due diciamo risvoltini, oppure tre per far vedere appunto di più la caviglia. Ok, e niente, e questo è il jeans molto molto semplice ed è quello che appunto ho intenzione di tagliare. Questi sono gli altri, quelli con la striscia laterale in similpelle, chiamiamola così. Sono un po' più larghi, un po' più elasticizzati, un po' più comodi. La cosa bellina è la cerniera dietro, quindi cerniera dietro e
striscia laterale è quello che fa, diciamo, un po' il pantalone. Sono molto, molto strettini anche questi, belli, comodi, sono un po' meno aderenti, cioè sempre aderenti, ma me li sento un po' meno stretti addosso e fanno, diciamo, se vogliamo proprio trovargli un difetto, un po' di pieghettine, quindi non sono proprio perfetti perfetti, ma vi ripeto, io non riesco mai a trovare il pantalone perfetto, per cui già questi vanno benissimo, mi accontento. E anche questi stanno bene con le scarpe di prima. Ecco qui, non so se si vedrà. Cioè, veramente fare video outfit è un'impresa in questo modo. Comunque, con queste. O con altro. Cioè, l'altra sera le ho messi con le All Star, per dire, stavano bene comunque. Quindi, belli, mi piacciono. Questi sono i pantaloncini di H&M. Si vedrà. Già che ci sono, visto che può anche starci bene, vi mostro meglio anche lo spolverino sempre di H&M. La canottiera che indosso, che avete visto abbinata anche a tutti gli altri pantaloni, l'ho presa a caso nera, giusto per farvi vedere, è di Pinky. Ce l'ho da quando ci lavoravo, quindi sono passati anni, ma è ancora comunque bella e comoda. Questo è lo spolverino. Io non so se si vede. Sì, si vedrà. Questi sono i pantaloncini, mi piacciono molto. Stanno bene sia con il nero che con il bianco, volendo, quindi con una canottiera al posto che nera, bianca, visto che ha comunque disegnini bianchi. E questi sono i pantaloncini indossati. Questa è invece la tutina con gli elefantini. È stropicciata perché non l'ho ancora lavata né stirata, quindi va comunque stirata perché ha una forma un po' tutta strana adesso, mentre ovviamente stirata starà sicuramente un po' meglio. Comunque mi piace molto, io non so mai se tenerle queste tutine alte, quindi comunque così come l'ho portata ora un po' rimborsata, oppure anche tirate giù così. In realtà mi piace anche così. In realtà sì, devo dire che mi piace anche così, non mi dispiace. Così è più, boh, non lo so. Penso che decido in base al giorno, all'umore, vedo, insomma. Così è più comoda perché se sto così c'è il rischio che ogni 2x3 mi salga. Così almeno già su, quindi a posto. Ed è questa qui. Mi piace molto, soprattutto la parte qua davanti, a parte questo coso qua che è lunghissimo, però mi piace il dettaglio azzurro e giallo qui davanti. Carina. Questa è la tutina. Come vedete è molto particolare. Allora, sopra vabbè, è fatto uguale, tra l'altro è uguale sia davanti che dietro, quindi ha la stessa identica forma e si può quindi mettere girata come si vuole. Sembrava un vestito fatto così, invece praticamente ha il buco, diciamo, non so se si vede la fine. Vabbè, adesso con queste scarpe sta ovviamente di merda, non mi piace, andrebbe messa secondo me con dei sandali. Però praticamente ha il buco per le gambe ed è fatta così. Mi piace molto, ci si può anche giocare in qualche modo, cioè, non so, fare dei nodi, fare, non lo so, mi piacciono queste cose così informi che non si sa bene come sono fatte, hanno più modi magari per essere portate, non mi dispiacciono per niente. È una moto molto particolare, cerco di farvi vedere la fine. Ora lasciate perdere che con queste scarpe sta di merda, però
praticamente, vedete, fatta così, quindi qua c'è il buco per la gamba, ok, e scende giù così, fatta tutina. E quindi niente, fatta così. Bella, molto carina, particolare. Mi piace. Non con queste scarpe, ripeto, perché con queste scarpe non ce la vedono. Cioè, non sta malissimo, ma ce lo vedo di più con dei sandali. È una cosa un po' più easy, più da sandali, ecco, secondo me. Sì, direi di sì. Questo è l'altro vestitino, molto, molto easy, molto semplice, proprio semplicissimo, semplicissimo, ma calcolando che comunque sul lavoro bisogna andare vestiti di neri, quindi non è che si può strafare, a volte preferisco magari caricare il trucco, visto che comunque quello è il mio lavoro e quello devo fare e andare un po' più tranquilla con l'outfit. Di vestitini leggeri estivi ne ho tantissimi, ma neri non così tanti perché comunque non è così un colore estivo. E quindi ho detto, ma sì, dai, prendiamolo, mi piace. E anche questo devo dire che non sta male con queste scarpe, anche se sì, si può fare, nel senso, probabilmente con un sandalo starebbe bene anche con un sandalo così. È un po' più aggressivo, però ci sta. E per finire, ultima cosa, questa appunto maglia. Ho i pantaloncini sotto, proprio li ho tirati fuori dall'armadio a caso, giusto per vedere come potevano stare anche senza leggings. È abbastanza lunga, quindi anche con i pantaloncini sta bene, sembra un po' un mini abito. Ovviamente non si può mettere come abito perché vedete che qui è aperta, quindi con qualcosa sotto va bene, senza no. Devo dire che non mi dispiace come effetto, un po' così appunto trasanda come lo chiamo io. E non è per niente male, se ovviamente per il lavoro devo abbinarlo a... come si dice, ha dei pantaloncini magari neri, però insomma si può fare, non mi dispiace. E questo è... E niente, questo è tutto, io spero che i miei acquisti e i miei mini outfit, facendovi vedere insomma quello che ho acquistato, vi possano piacere. E ho intenzione di fare anche un video appena avrò tempo, in versione sia estiva che invernale. Adesso farò quella estiva e poi quest'inverno farò quella invernale, con un po' di outfit per tutti quelli che purtroppo per lavoro si devono vestire di nero. Oggi già ho iniziato a darvi qualche suggerimento, qualche spunto, proprio perché appunto sono quasi tutte cose nere, quindi bene o male, qualche idea c'è, anche se ovviamente era più per farvi vedere come erano le cose che ho acquistato, più che per chiedere i veri e propri outfit. Quindi magari cercherò di fare un video dove davvero vi do qualche idea, chiamiamola così, se vi può interessare, essere utile, qualche spunto per come magari vestirsi, sempre comunque di nero, perché purtroppo la divisa è questa, però un po' più originale, quindi come cambiare, quindi vestirsi di nero per andare a lavoro non vuol dire vestirsi sempre uguali, ma ci sono tante possibilità comunque che anch'io sto scoprendo piano piano, acquistando sempre robe nere. E niente, quindi penso che farò anche quello, se potrebbe essere un'idea. E nulla, per ora vi saluto e un bacione al prossimo video. Ciao!